Io adoro insegnare, è proprio un privilegio e veramente, sono veramente grata di insegnare in questo teatro così importante, che ha una storia così importante proprio a livello nazionale e direi anche internazionale per le scelte che ha fatto, per il suo coinvolgimento. È veramente, quindi sono veramente felicissima. Io vorrei stare dalla mattina alla sera qui. È una casa, il teatro c'ha questo di magico, che tu passi, cioè io le città più importanti dove sono stata più a lungo sono Napoli, in realtà pochissimo perché a 18 anni sono andata via, però ci sono tornata a lavorare, e Roma, Milano e qui, qui tantissime, sono 30 anni, no, 30 no, ma 25 che sono qua, e, che lavoro qui no, ma è questa la magia, che il palcoscenico è casa, dovunque, uno può girare il mondo. Quando entra qui e sente questo silenzio, è a casa. È un privilegio enorme, per cui è chiaro che sì, io sia felice. È un privilegio che ha vissuto con la stessa intensità anche nel passaggio da attrice a regista, da... Sì, è stato strano, è stato abbastanza naturale. Non ho messo una pietra sopra alla recitazione perché è quello da cui è nato tutto, no? Forse. Mi ci fai pensare tu adesso, forse perché ho l'occasione di aiutare gli altri. Questa è una cosa che, cioè, cercare di aiutare gli altri a dire bene, a essere credibili, questo mi piace, e poi a unirli.